prima che mi dimentichi, vorrei ringraziare davvero di cuore Alice Rienti. Ciao Alice. Grazie a lei sono riuscito a fare il video di Toy Story, cioè il video precedente a questo. Avevo avuto dei problemi per quanto riguarda il file. Ho chiesto sui miei social se c'era qualcuno disposto a correre in mio aiuto e la prima è stata Alice. Perciò grazie mille. Ringrazio anche tutti quelli che mi hanno scritto in privato poi, però ormai, insomma, mi ero già messo in contatto con lei. Oggi voglio parlarvi per un momento di Girada, un sito internet che offre un nuovo e soprattutto conveniente modo di fare shopping. Probabilmente ne avrete già sentito parlare, visto la mole incredibile di video che circolano su YouTube riguardo a questo sito. Si possono ricevere prodotti sotto costo. Pensate un po', fino all'80% di sconto, semplicemente facendo acquistare prodotti ai tuoi amici alle tue stesse condizioni. Metto le mani avanti dicendovi che non sono stato pagato da Girada per fare questo video. Semplicemente voglio farvi presente che esiste questo sito e che tramite quest'ultimo ho concluso, per così dire, un affare d'oro. Tra l'altro questo è il mio primissimo unboxing della vita, quindi sono anche un po' emozionato, devo dire. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Allora, mega rullo di tamburi. E voi là? Eh? Bene sì, finalmente anch'io ho una PS4. Ero l'ultima persona sulla Terra probabilmente a non averne ancora una. Ma attenzione, perché non ho ancora finito. Ci vogliono i muscoli e io purtroppo non li ho. Oltre alla Play 4 qui c'è anche un joystick nuovo. Insieme a tutto questo ho preso anche un gioco, che è questo. Onestamente non ho idea di che gioco sia, l'ho preso perché era tutto compreso nel pacchetto. Lo sperimenteremo insieme dopo. Dunque, questa è un'autentica PS4 Slim da 500 GB con un gioco e un joypad. Generalmente in giro la si troverebbe intorno ai 400 euro. Su Girada? A 119 euro. In realtà tutti i prodotti su questo sito, che per lo più vende prodotti tecnologici, potete trovare la Play 4, l'Xbox, il nuovo iPhone, sono a un prezzo stracciato. Persino l'iPhone 7 si trova a 229 euro. Ma com'è possibile tutto questo? Dov'è la fregatura? Non esiste nessuna fregatura. Ed è tutto legale, ovviamente. Tutto ciò è possibile grazie ad una reazione a catena. Dopo esservi iscritti al sito di Girada, dovete solamente invitare dei vostri amici a fare degli acquisti di prezzo pari o superiore a quello che volete acquistare voi. Facendo così avrete diritto al famoso sconto. Per esempio, se invitate un solo amico avrete diritto al 14% di sconto. Se invitate due amici avrete diritto al 43% di sconto. Se ne invitate tre, il 71%. Poi ovviamente questo cambia un po' dai prodotti. Un prodotto, facciamo un esempio, che costa mediamente 800 euro, su Girada lo trovate a poco più di 200 euro. È incredibile. Il sito ovviamente guadagna su tutti questi amici che la gente porta, che a loro volta inviteranno altri amici e così via. Praticamente Girada guadagna sulla quantità di prodotti che riesce a vendere, anche se ve li fanno pagare poco. Una volta iscritti al sito, Girada vi darà il vostro codice personale. Esempio del mio codice 12345. Coloro che inseriranno il mio codice, ovvero 12345, saranno quelli che mi daranno il diritto a quei famosi sconti di cui parlavamo prima, ovvero, per fare un esempio, PS4 a 119 euro. E qui qualcuno di voi mi può dire: sì, Els, va bene, tutto molto bello, ma io dove vado a trovare uno, due o tre amici disposti ad acquistare insieme a me su Girada? E qui arriva il bello: esistono le liste. Una lista è un gruppo di persone, semplici ragazzi e ragazze, che si accordano per fare acquisti su questo sito. Ne esistono tantissime di liste, ma io ovviamente mi sento di consigliarvi la stessa lista con cui mi sono messo in contatto io, che è codicigirada.it. Tutti gentili, disponibili e simpatici. Voi praticamente entrate a far parte di questa lista gratuitamente, ovvio. Ordinate ciò che volete prendere da Girada e a seconda del prezzo del prodotto che volete acquistare, vi metterete, per così dire, in fila a tutte le persone della lista che vogliono acquistare un prodotto dello stesso prezzo di quello che volete acquistare voi. Quando sarà il vostro turno, quindi, potrete prendere il vostro prodotto con altre tre persone della lista codicigirada.it. In poche parole, qui ci guadagniamo tutti. Quanto ci mette ad arrivare il prodotto? 15 giorni dall'inizio
l'inserimento dell'ultimo codice. Ovvio poi che tutto dipende dagli acquisti delle persone. Comunque direi che ne vale la pena aspettare un pochettino, no? Sicuramente adesso avrete la testa in fumo e vi starete facendo mille domande. Non vi preoccupate, sul sito codicegirada.it si trova tutta la spiegazione di come funziona questo sito, ovvero Girada, e come ordinare, compresa una chat live per chiarire qualsiasi dubbio. Inoltre io qui sotto vi lascio tutti i link utili di Girada, in particolare il contatto Telegram, che per chi non lo sapesse è come WhatsApp praticamente, ma lo saprete tutti, della lista codicegirada.it. I ragazzi dello staff sono gentilissimi e super disponibili a rispondere ad ogni vostra domanda, ma soprattutto a guidarvi passo dopo passo su ciò che dovete fare per acquistare un prodotto, ma anche solamente per informarvi bene su come funziona questo sito. Per quanto mi riguarda, io mando i miei ringraziamenti ai ragazzi dello staff e ovviamente anche a Girada. Ah, che carina che è, eh? Bene, credo sia tutto, ma non volevo fare un video che trattasse solo di questo. In realtà volevo unire l'utile al dilettevole parlando di qualcosa che abbia attinenza con quello di cui ho appena parlato, ovvero la Play. Andando a parlare di un gioco che ha fatto letteralmente storia, uscito però per PS1. Wow, la tecnologia. Crash Bandicoot 3 Warped. Perché proprio il 3? Perché era il mio preferito. A Naughty Dog. Mamma mia. Chiaramente andrò a commentare il gioco, non sarà un gameplay. Vado avanti molto veloce perché voglio farvi vedere i punti più salienti, diciamo. Ho scaricato il gioco completo da YouTube e vi dico che sono tipo 15 anni che io non gioco a questo gioco. Per un semplice motivo. L'ho perso. In compenso mi è rimasto Bomba 98. Bomba 98. Sì, i giochi da schifo non si perdono mai. Mamma mia, è vero che poi entravi nel mondo tramite quella specie di sfera? E quindi è tanto tempo che non lo vedo, quindi sarà tutto un wow, è vero, ma chi se lo ricorda? Che poi voglio dire, ma che animale era Crash? Una volpe? Un marsupiale? Quante scatole rotte? Ah, il tizio con la spada, mamma mia, che ricordi. La rana che baciandoti si trasformava in principe è stato uno dei miei peggiori incubi. La copertina del gioco era di un tamarro che quando mio padre la vide disse: stai crescendo bene. Bellissimo, penso di aver perso giornate con questo gioco. Senza nulla togliere i primi due che erano bellissimi, questo è il gioco di Crash che ho consumato di più. PS, odio puro per i livelli acquatici, soprattutto quando dovevi prendere le reliquie. E a proposito della prima PlayStation, mi ricordo che uscì quando io andavo alle elementari. Non ricordo se ero in terza, in quarta, forse in quinta. E tutti parlavano di questa fantomatica PlayStation che aveva una grafica da paura. Io ero un fan accanito di Nintendo, in particolar modo di Super Mario. Quindi io ero il classico tizio abituato ai videogiochi colorati, tutto molto bello, persino i villain erano simpatici. Quando finalmente riuscii ad acquistare la prima PlayStation, ricordo di essere tornato a casa e di aver cominciato a giocare a Tomb Raider 3. E rimasi delusissimo. Qui mi ricordo di essermi trovato di fronte ad una donna squadrettata, che tra l'altro si vedeva di schiena, allora una cosa stranissima, nella giungla ad annientare tigri e scimmie. Mi ricordo che capivo l'importanza del regalo che mi avevano fatto. Cioè comunque un regalo costoso, no? Era più forte di me, io non riuscivo a giocarci, volevo farmelo piacere. Quindi a un certo punto, un bel giorno, staccai la Play e rimisi il Super Nintendo. Fu proprio Crash Bandicoot a salvarmi da questa transizione, perché comunque è un gioco molto più colorato, solare, allegro ed era perfetto. Il livello con Coco che cavalca la tigre era il migliore in assoluto. Questo gioco c'era davvero di tutto: dinosauri, maschere, giri in moto, antico Egitto, voli in aeroplano, una roba. Teeny o Tiny era il mio villain preferito, che poi è inutile che fai tanto il gradasso, che lo sanno tutti che sei la coppia sputata di Tony, la tigre dei Frosties. Uno dei migliori giochi per PlayStation e della mia infanzia. Mi ricordo ancora tutte le ore che passavo su quel gioco per sconfiggere Uka Uka. Uka Uka, se non ricordo male, era il cattivo, la maschera cattiva, mentre Aku Aku era la maschera buona. Io mi ricordo, e per fortuna ho capito di non essere il solo, che non riuscivo a capire cosa dicesse quando Crash indossava Aku Aku, cioè la maschera. Diceva
bodyguard. Ma nessuno lo capiva, quindi non sono il solo. Burdega, una parola, mille emozioni. Era bodyguard. Ricordo ancora quando da piccolo, giocando con i miei cugini, provavamo a indovinare il nome di Aku Aku, ai tempi ignoto. E allora, basandoci sulla parola che diceva, fuoriuscivano nomi come Budka, Vodka, Bokido e così via. Sapere da più grandi alla fine il vero nome fu una rovina per la mia infanzia. Buboda! Io e i miei cugini eravamo convintissimi che fosse quella giusta. Ah, bei tempi. Gioco stupendo, solo recentemente ho scoperto che Aku Aku dice bodyguard e non Budega. Ve l'avevo detto io, ve l'avevo detto. Burbega, Budega. 30 giugno 2017. Mi sono preso un giorno di ferie, dico solo questo. Credo che solo da questa frase si capisce cosa ne penso di Crash. Perché appunto il 30 giugno, non so quando uscirà questo video, se sarà, comunque più o meno saremo lì, uscirà Crash Bandicoot per la Play 4. E io ovviamente sarò tra i primi. Si tratta della trilogia, cioè il primo, il secondo e il terzo Crash, quindi anche questo, in un unico gioco. Crash Bandicoot Insane, qualcosa del genere. La prima volta che ci ho giocato avevo ancora il pannolino. Sì, ok, ma non è niente in confronto all'originale della Dingo Picture. Questo videogioco riassume tutta la mia infanzia. Simpatico, divertente, per nulla violento. Le morti di Crash erano assurde e mi hai fatto venire una gran voglia di rigiocarci. Prego. A mio parere è il capitolo più bello della saga. La team della Warp Room da piccolo mi faceva gasare un casino. Boss fight stupende e boss caratterizzati in modo sublime. E ovviamente Crash 3 è una pietra miliare della storia videoludica. Ricordo che da piccolo mia madre mi tirava gli zoccoli di legno. Ma perché? Per farmi calmare. Ah, ci siamo passati tutti, fratello. Poi io li usavo come se fosse Aku Aku e la rincorrevo per tutta casa. Yeah. La risata di Cortex è indimenticabile. Alla fine l'epico scontro tra Crash, Aku Aku, suo fratello minore se non sbaglio, Uka Uka e Cortex. Vittoria. Il video è finito, io spero vi sia piaciuto, era una cosa un po' diversa, ma il bello di questa tipologia di video è che davvero posso commentare qualsiasi cosa mi viene in mente e abbia voglia di fare. Se il video vi è piaciuto mi raccomando di mettere un bel like, di condividerlo, di fare tutte le cose che ormai già sapete. Ringrazio ancora Girada per questa, io vi saluto perché adesso devo andare a giocare.